Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Anche quest'anno, come tutti gli anni, sono qua per parlarvi delle vere origini di Halloween. Halloween nell'antichità veniva chiamato Samhain o Samhain, e a oggi io lo festeggio appunto così. Come ogni anno vi porto un qualcosa di nuovo, un approfondimento, un'attività da fare, un qualsiasi cosa che possa insomma un po' impegnare del tempo e non rendere tutti quanti i video sull'argomento uguali e noiosi, e spero di esserci riuscita anche quest'anno. Quest'anno, appunto, come stavo accennando con le mie dolci manine, ho fatto questo copricapo, possiamo chiamarlo copricapo, questa coroncina ispirata appunto a questo periodo. Samhain, Halloween, non ha nulla a che fare con il diavolo. È una festa antichissima che ha origini precristiane proprio qua in Europa. Infatti, tantissimi pensano che in realtà sia una festa americana, ma non è assolutamente così. Ha origine in Irlanda e all'inizio non erano proprio le nostre amiche zucche ad essere intagliate, ma delle rape. Cosa che poi venne trasformata in zucca perché in America il clima, diciamo, che non era proprio adatto per far crescere le rape, crescevano molto più belle e molto più rigogliose le zucche, e quindi è per questo che la rapa si trasformò in una zucca intagliata. Non è assolutamente una festa che ha a che fare con cose malefiche o cattive, ma ha a che fare con il l'aldilà. Siamo spesso tentati di pensare che tutto quello che ha a che fare con il l'aldilà sia per forza qualcosa di negativo, ma non lo è. La morte fa parte della vita. Senza la morte la vita non potrebbe assolutamente esistere e viceversa. Ed è per questo che dovremmo imparare ad accettare il fatto che la morte faccia parte del ciclo naturale delle cose. Ed è per questo che a Samhain, Samhain ed Halloween, che sono tutte quante lo stesso giorno, il 31 di ottobre, si festeggiano i morti, perché si narra che il velo sia nel momento più sottile tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E ho deciso appunto di fare questa coroncina che vi giuro, vi lascio immediatamente al tutorial anche se vedrete che è semplicissima, utilizzando degli elementi di questa festa. Come molti di voi si saranno accorti, i colori principali di Halloween, Samhain, sono l'arancione e il nero. E quindi è per questo che li ho riportati. Questo vestito l'ho cucito io l'anno scorso. Se siete interessati, vi metto il tutorial che ho fatto sempre appunto per fare un focus sulle vere origini di questa festività un po' controversa. E per quanto riguarda la coroncina ho utilizzato delle foglie autunnali. Ho utilizzato tutte quante cose finte, ma ovviamente voi potete tranquillamente utilizzare cose vere, cioè nel senso foglie vere, elementi veri. Essendo una coroncina legata appunto alla festività, ho utilizzato tutte quante cose legate appunto a questa festività, in questo caso Samhain, le foglie appunto arancioni autunnali e delle foglie che emuli, non quelle secche. Ho messo delle poco vistose, per niente pacchiane, zucche finte in polistirolo, qua e anche sul retro, e poi davanti, per dare quel tocco di macabro che non guasta mai, ho messo un teschio in replica umano, come vedete, molto piccolino, molto carino, appunto per ricordare il l'aldilà. Ecco, tutto qua. E quindi ho utilizzato questi elementi, ovviamente appunto concentrandomi più che altro sull'arancione, anche perché sono colori più naturali, più facili forse da reperire rispetto al nero. Ma voi potete utilizzare qualsiasi cosa volete, qualsiasi fiore volete, qualsiasi foglia, qualsiasi davvero elemento appunto vi ispiri a questa festa. Potete attaccare ragni finti, pipistrelli, insomma, quello che più vi aggrada per fare una coroncina e poter festeggiare questa festa meravigliosa. Thank you.
il tutorial sia stato chiaro ed esaustivo. Ovviamente la potete fare delle dimensioni che volete. Io in questo caso l'ho fatta abbastanza piccola perché solitamente tendo a farle estremamente grandi e poi alla fine mi cadono sempre dalla testa. Quindi ho detto questa volta la faccio piccola piccola e vediamo un po' come va. E devo dire che con questa dimensione mi sento un po' tipo Angelo con l'aureola, però appunto devo dire che questa dimensione forse è l'ottimale. Voi ovviamente potete farla, come dicevo, della dimensione che preferite, mettendo tutti gli elementi che vi ricordano questa festa, che vi piacciono e altro. Sarebbe molto carino metterci anche tipo delle lucine LED, magari col fatto che poi dopo cala il buio e niente. Spero anche quest'anno di avervi portato un'idea, di aver fatto luce sulle origini della festa. Se vi interessasse approfondire di più tutto quanto l'argomento, potete trovare nel mio canale la playlist che si chiama Ciao, io sono una strega, dove parlo di tutte quante le festività pagane. Appunto, per ogni anno ho fatto un video dedicato a Samhain, quindi per ogni video di ogni anno potete approfondire, diciamo, un argomento in più, perché è una festa che riguarda tantissimi campi a 360 gradi e possono essere delle idee carine per festeggiare insieme, per approfondire quello che ci circonda e non partire con pregiudizi, ma cercare di conoscere fino a fondo quello che la gente fa. Perché ribadisco che noi pagani non crediamo in una entità prettamente malvagia come il diavolo, non veneriamo assolutamente cose negative, non sacrifichiamo gatti, non sacrifichiamo vergini, non mangiamo bambini. Quello lo fanno solo i comunisti. Detto questo, vi mando un bacione e se volete, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!